Ronny, parti più in fondo, parti più in là. Vai nel parco chiuso, Ronny. Vai nel parco chiuso, non ti preoccupare. Non ho parole. Sì, tu non hai mai parole, però non ho capito perché devi partire da lì in fondo. Che cosa si vede? Che cosa? Scusa, io sono regista e... Che cosa dobbiamo far vedere? Cosa vogliamo far vedere? Claudio Cancarini che esce, il team Baby Race, la nuova struttura, ma io non so come pare, ma sei un giornalista. Giornalaio. Bravo. Guarda infatti cosa hanno messo su questo popò di bilico in Baby Race. Fanno paura i ragazzi, lo sai perché? Perché sono... Deve parlare di grano? Vuol parlare di grano? Ma che 100 euro. Guarda qui la struttura, cosa hanno messo su. Un team che partiva per essere dedicato alla classe 60, poi pian piano invece sono cresciuti nelle altre categorie e poi partecipano a tante altre gare, però quello che è curioso è quanto professionismo ci sia fin nelle categorie mini. Quindi andiamo a vedere dentro come sono organizzati i ragazzi del team Baby Race. Vedete, questa qui è la parte lavoro, dove la gente dovrebbe lavorare. Chiaramente c'è qualche individuo che non c'entra nulla, che non c'entra nulla con il lavoro. Qui è ancora una parte lavoro, qui è la parte mangiodromo. Vedete, c'è anche Gary Cat, per l'occasione coach di uno dei piloti del team Baby Race. Qui si mangia, si beve il caffè, si fa un po' di tutto. Poi invece qui, come dicevamo, dovrebbero lavorare, lui non c'entra nulla con questa pratica, quella del lavoro. E poi se entriamo, scusate, dobbiamo invadere un attimo la vostra privacy. Qui c'è un angolo ristoro, un angolo relax, qui c'è il vero angolo divertimento. Vediamo anche Sandro Lorandi e Maria Luisa Villa che stanno architettando chissà che cosa, ormai non finiranno mai di stupirci. E qui c'è il ciulodromo, è il letto, semplicemente perché giustamente i vertici della Baby Race hanno pensato bene che i ragazzini di dormire, no, non mai quello, però che i ragazzini hanno bisogno anche di riposarsi. Poi lì c'è l'angolo PlayStation, gioco. Ronny, vattene, se non hai voglia di farlo sto servizio, dillo, vai via. Io non ho mai voglia di lavorare. Di lavorare, infatti. Però vedete appunto come addirittura nelle categorie dei più piccoli ci sia già tantissimo professionismo e quindi l'attenzione, vai piano Ronny che ti ammazzi, l'attenzione al particolare che è visibile anche semplicemente dalle postazioni, dalla pulizia, dalla precisione con cui vengono trattati questi mezzi, che sono semplicissimi ma che hanno bisogno di grandissima precisione e attenzione appunto.